Signor Benedetto, Fernando, guarda che aspetta che mi cavo, se no non sento. Hai finito? Finito? Tagliare l'erba non è niente, è il grosso, se ciappare l'erba del coso e buttarla dentro i sacchetti. Ah, sì, dammi una sì. mano, va là. Ecco qua. Lo so che le... E dopo che te li ha messi sui sacchetti, i sacchetti che ha da finire sulla carriola, con la carriola sì, li porto sì. qua da me ne vado nella macchina, li carico nella macchina. Metti dentro. Con mio nipote vado all'isola ecologica, via Nuova di Corva, e scarica i sacchetti. Solo che a pensare che mi viene la sincopa. Per dire che ne una, ecco. Beh, guarda, se vuoi evitare tutta questa fatica che mi stai contando, io ti consiglio il mulching. Il mulching? No, per l'amor di Dio, un'altra pastiglia, che ne ho già 3 alla mattina, 4 al pomeriggio, 5 alla sera, mi manca solo quella per la memoria, che per ricordarmi di prendere quella. Fernanda, il mulching? No, sono contrario all'antidoping, su, avanti allora. Il taglio dell'erba deve rimanere una disciplina sportiva, sana, robusta e sincera, come si dice. Sta zitta un momento che sono un vulcano in piena. Il mulching è un nuovo sistema di taglio dell'erba di ultima generazione dei rasaerba, perché l'erba viene polverizzata, una polvere infinita invisibile che rimane sull'erba, la concima naturalmente e la mantiene umida. Così tu risparmi tutta sta fatica e il comune risparmia anche nello smaltimento. Me hai convinta, ecco. Lidia, te me l'hai convinto. Visto? Sì, così sì, rimani sì. più tempo per te stessa, anche per stare con le mani in mano, perché no? Aspetta che mi domando sempre, ma un che sta con le mani in mano può stare con i piedi per terra? Tenga sempre la testa per aria anche a te, dai! Riciclare fa la differenza.